Vado. Sono con Fabio Tinti, presidente del Bolgheri Festival. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Allora, festival di spettacolo, ma non solo, anche di pubblico interesse. Ci parli un po' del Bolgheri. Ma il Bolgheri Festival nasce da un'idea in collaborazione con altre persone, Simone Conforti, Alessandro e Luigi, per fare un'iniziativa che sia spettacolazione per tutta l'estate a Marina di Castagneto a Bolgheri. In più si collega a una serie di iniziative, di manifestazioni, anche di riflessioni, di interessi, di approfondimento sul mondo della cultura, della politica, dell'attualità, del giornalismo. E in questi giorni partiamo, abbiamo iniziato con lo spettacolo di Marco Travaglio, proseguiamo parlando di turismo con il consigliere comunale, consigliere regionale, scusate, Gianni Anselmi, l'assessore di Castagneto, e rappresentanti del mondo dell'associazionismo, perché questo deve essere una manifestazione dove, oltre che fare spettacolo, si parla, come dicevo prima, di cultura, e facendoci anche delle domande, auspicando di diventare un punto di riferimento della costa toscana. È un investimento importante, un investimento che mira a creare attenzione, riferimento anche per il turismo in un momento di alta stagione, ma che per lo scenario che abbiamo, per dove siamo, per Bolgheri, Castagneto d'Arducci, credo che sia e rappresenti un fiore all'occhiello dell'intera Toscana. Questa è la nostra filosofia sulla quale abbiamo impostato il lavoro, insomma, dall'inizio dell'anno fino ad oggi. È un festival che resiste nel tempo? Sì, parte quest'anno con un format diverso, con l'auspicio di crescere e diventare, come dicevo prima, un riferimento a livello regionale ma anche nazionale, e che resiste con il tempo grazie al lavoro di tante persone, tanti volontari, di tante forze e lavoro che sono messe in campo rischiando in termini anche economici su questa prospettiva, e che quindi noi pensiamo che con il successo del pubblico che abbiamo avuto in queste sere si prosegua anche per le serate che ci distanziano di qui al 26 agosto, che è la serata finale. Benissimo, grazie Presidente, complimenti. Grazie a voi.